Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, nuova serie signori, siamo su MotoGP 21, ebbene sì, il nostro Maullo si sposta dalle 4 alle 2 ruote signori, proveremo, io non ho mai portato un gioco di motociclette signori, non l'ho mai portato, non l'ho mai avuto, non ci ho mai giocato, non ci ho mai fatto nulla, quindi proprio all'avventura così, vedremo cosa succederà. Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di abbonarvi se la cosa vi fa piacere, guardate i primi leggi che nell'eventualità avreste. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941 e anche sul sito Viola, quello delle live, link trovate in descrizione. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo, io ho già creato il personaggio che ci allontaneremo dal Maullo, dal Papa Maullo che fa un po' tutto e ci evolviamo in Maullo Gamer. Questo nuovo che ci dà questa internazionalità, signori. Il Maullo Gamer diventa così il nostro nuovo elemento pilota, quello che è qualsiasi cosa. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo col video, che questo video durerà un casino. Allora, signori, iniziamo la nuova carriera. Qui noi abbiamo sia la possibilità di creare un nostro team e spasciare il mondo, sia essere un semplice pilota che parte dalla semplice Moto 3 per passare alla Moto 2 per arrivare in MotoGP. Ora, visto che in Formula 1 noi già stiamo facendo la carriera con il nostro team personalizzato, io direi qui di partire proprio dalla Moto 3, facciamo proprio dalle basi fino ad arrivare alla MotoGP e spaccare tutto. Quindi andiamo con le Moto 3, classe di debutto. Allora, ok, calendario completo, calendario ufficiale del 2021. Signori, sono 20 gare contro 19, ne famo 20? Tanto, una più, una meno, una caduta in più, una caduta in meno. Facciamo il calendario completo, ma sì, non so, anche perché infatti il calendario 2021 ci sono gare che si ripetono, due volte Losail, una volta Aragon, no, niente, andiamo stai col calendario completo, signori, una gara per volta e siamo tutti contenti. Manager personale, ok, il primo passo per iniziare la tua carriera è trovare un team con cui correre. È il momento di scegliere il manager personale ha il compito di raccogliere le offerte dei team interessati a ingaggiarti, cercare nuovi contatti in base alle tue indicazioni. Il personal manager inoltre ha il compito di trattare il tuo ingaggio e i premi alle tue prestazioni con i team interessati a te. Ok. Le abilità del personaggio sono riassunte grazie a una lettera che ne rappresenta il rango CBAS. CBAS. Va bene. Costi del personale, ingaggio rinnovo, stipendio mensile, somma da versare ogni 4 settimane, stipendio annuale, stima compenso totale versato in corso, va bene. Curriculum del personale, esperienza, un resoconto delle esperienze lavorative in base al rango membro del personale, esplicita l'attività con cui un membro, vabbè dai, ma chi se ne, andiamo veloci. Abilità del manager personale, trattative. Stipendio, negoziazioni, capacità di portare a termine trattative e ricerca contratti capace di trovare nuovi team interessati a ingaggio. Quindi a noi fondamentalmente ci interessa una lente di ingrandimento, dobbiamo trovare no nuovi team. Allora, noi abbiamo João Quintaneiro, ok, portoghese. Poi abbiamo Luis Leroy, francese. No, francese già mi sta qua, signore, francese già mi sta. Henry Petrul, polacco. Mamma, quanto prende di stipendio? Ha poca esperienza, potrebbe essere una scommessa. Forte nella ricerca di offerte di ingaggio da parte dei team. Ok. Hong si no, impronunciabile. Angel Morales. Questo è simpatico, molto capace nell'ottenere buone offerte economiche di ingaggio. Poca esperienza, potrebbe essere una scommessa. Morales. Pigliano tutti i 26. Molto capace nell'ottenere poca esperienza, potrebbe essere una scommessa. Signori, mi piace Morales, spagnolo, così. C'ha il capello pazzo, mi sa tanto di uno che ci fa fare le più grosse caciare del mondo. Sì, Damase Morales. Mamma mia, ci siamo mangiati tutte cose. Allora, fondazione nuovo team, ricerca contratto in team ufficiali. Signori, noi partiremo dalla Moto 3 partendo con. Devono darci la moto, non ho voglia di fare. Oh, stipendio annuale.
Ogni contratto che ti viene proposto è composto da una serie di condizioni che determinano la tua retribuzione annuale. Potrai accettare, rifiutare o negoziare tali termini con l'aiuto del tuo manager. Ingaggio, crediti ottenuti alla firma del contratto, premio obiettivo, crediti ottenuti dal superamento dell'obiettivo di gara al termine di ciascun gran premio, premio obiettivo campionato, crediti, ok, va bene, quindi ingaggio, stipendio annuale 175.000 crediti, ingaggio 40.000, premio obiettivo 5.000, premio obiettivo campionato 21.000. Ok, va bene. Aspettative team. Obiettivo di gara top 15. Obiettivo di campionato top 10. Obiettivo di qualifica quarta fila. Ok. Perfetto. Allora, io non conosco assolutamente nulla della MotoGP, ancora meno della Moto2, ancora peggio della Moto3. Allora, prestazioni squadra siamo sotto la metà. Col Boe Offride Moto3 della KTM. Ok. Oppure abbiamo l'Honda Team Asia, che sicuramente no, hanno tutte e tre la stessa potenza, ok, come prestazioni di squadra. Questi mi danno, allora, obiettivo gara quindicesimo, obiettivo campionato decimo, quarta fila, ok, durata del contratto una stagione, clausola accessoria 60.000, ok, questi mi danno 175.000 crediti, questi me ne danno 153, però vogliono la top 10 in gara, top 5 in campionato e terza fila in qualifica. La Honda picchia pesante. Oppure la car expert Prustel GP, top 15, top 10, quarta fila, KTM. Abbiamo due KTM e una Honda. Niente, signori, deciso. Dopo una rapida così, dopo aver riflettuto attentamente, ho deciso che vado per i Prustel, signori. Per il Prustel GP, per la car expert. Ho deciso, vado per loro, signori. Vado per loro. Perché l'Honda è scontata. L'Honda è scontata. E la Boe sembra un'opera lirica. No, no, no. Vada per i Prustel, signori. Aggiudicati i Prustel, sì. Firmiamo per i Prustel. Aggiudicato. Dai così. Ma Ullo Gamer, abbiamo firmato, signori. Grande, grande. Scendiamo in pista. Non so niente come funzioni la cosa. Allora, signori, facciamo così. Ora, abbiamo fatto questo prequel nel video. Oh, guarda che carina la Prustel. Che ganza la Prustel, signori. È tanta roba. Tanta roba. Guarda la marmitta piccolina. Che carina. Blu e bianca. Mi piace, mi piace. Pilota. Pilota. Che vuol dire pilota? Ah, possiamo andare a modificare tutte le cose. Pilota dovrebbe essere Maullo Gamer, perfetto. Eccoci, signori, la presentazione della Prustel. Il nostro Wustel, signori. Siamo in tre piloti. Purtroppo non ho potuto prendere il 14 come numero. Mi sono dovuto prendere l'86. Non capisco perché me lo cambiavo ogni 2 minuti. Siamo al centro della presentazione. Siamo tre motociclette, ok. Numero 6, numero 86, numero 90. Quanto cazzo era? Oh, calendario. Calendario potrà avanzare di settimana in settimana. Ok, le classifiche. Gestione contratti. Gestione staff ufficio. Quartier generale. Va bene. E avanziamo, dai, andiamose, andiamose. Avanza rapido al prossimo evento. Avanza al prossimo. No, andiamo al prossimo evento. Diretti, voglio la gara. Oh, vai al Brawa Grand Prix di Qatar. Perfetto. Seleziona. Venerdì, sabato o warm up? Allora, io direi, signori, allora, rapido taglio del video, decisamente. Mi faccio le qualifiche, così quantomeno prendo un attimo confidenza con la moto e con tutto. E noi ci vediamo quando sto per scendere in gara. Ok, signori, siamo alla gara. Io mi sono fatto. Ho provato a fare le qualifiche. Allora, ho capito più o meno come funzionano le qualifiche. Ed è un gran casino. E abbiamo fatto schifo. Completamente. Eravamo più le volte che eravamo a terra che. Questo sta chattando. Eravamo più le volte che eravamo a terra che su in sella la nostra moto. Ecco qui, ci stanno intervistando. Ci stanno chiedendo ma cosa ci fai qui in MotoGP. Noi gli stiamo chiedendo, non gli stiamo rispondendo. Non lo so. C'è un'altra Giorgia, signori. Un'altra Giorgia che ci perseguita anche qui in moto. In moto 3, eccola, mamma mia, è terribile. Abbiamo già le ruote completamente consumate. Aspettate un attimo, come abbiamo le ruote completamente sviluppate? Controllo consumi. Gomma anteriore, ma la voglio nuova. Nuova, grazie. Anche questa, la voglio nuova. Mescola morbida, mescola. No, aspetta, dietro mettiamo la media nuova, ecco. E anche davanti invece la mettiamo. Boh, davanti ce l'avevamo media. Ah, sono consigliate queste perché c'è la lampadina. Quindi andiamo a mettere una media morbida davanti. Che cazzo? Non lo so, signore. Non so niente cosa sto facendo. Il carburante c'è. E va bene. Allora,
al disastro più totale. Top 15, obiettivo di gara. Mi sa che ci buttano fuori prima ancora di iniziare, signori. Freno anteriore, sì. Suggerimento freni. Ok, va bene. Andiamo. Inizio gara, signori. Dai così. Siamo carichi. Siamo ultimi. Siamo ultimi. Siamo l'86, noi. Dove siamo? Ma siamo in pista? Che cazzo di posto siamo? 54. No, forse ci sono altre file. Sotto di noi. Infatti, siamo ultimi, 86esimo. Sì, perfetto. Oh, decima fila, signori. Guarda che siamo carini. Siamo l'unico senza casco. Che cosa bellina. Siamo gli unici senza casco e Tra fa. qualche istante Mamma inizierà il mia. Gran Premio del Qatar qui a Va bene, Doha signori. e i Pronti piloti sono pronti già come se non ci pronti fosse un a domani. sfidarsi tra le curve illuminate a giorno. Grande Guido Meda. Un saluto a Guido Meda, signori. Un saluto. Hashtag ciao Guido Meda. Grande così. E che devo fare io? Posso accelerare? Già mi parte la moto. No, possiamo accelerare. Luci spente, luci accese. Vai, 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 vai. La partenza è buona. La partenza è buona, la partenza è buona, la partenza è buona. Veramente la partenza è una merda. Devo leggermente abbassare il livello di difficoltà, signori. Devo leggermente. Ma proprio così, a titolo informativo. Questi non frenano. Ma perché non frena nessuno? Non hanno frenato. Non sono riuscito a recuperare neanche in frenata nemmeno una posizione. No, ma se ne stanno andando. Devo decisamente abbassare il livello di difficoltà, signori. È un casino terribile. È un casino terribile. Allora, guardarlo è un discorso. Giocarlo è tutto un altro, signore. Giocarlo è tutto un altro. Sono 5 giri che non finiranno mai. E noi siamo 29esimi. Frena, 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 sì. Frena, frena, sì. Dai, dai, così. Dai, così. Bisogna stare attenti all'accelerazione. Attenti! Qua ci andiamo a pascolare. Dai, 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 dai. Allora, dobbiamo leggermente abbassare il livello di difficoltà dalla prossima gara. Signore, ho messo 40. 40%, ma mi sa che è troppo, mi sa che è tantissimo 40%, dico io non. La prima volta che faccio una gara con una motocicletta, io non ho mai portato un videogioco di moto, qui ci andiamo a pascolare, guarda come andiamo a pascolare, bellissimo. La cosa bella, signori, è che hanno aggiunto niente, ci hanno lasciato, siamo da soli. Siamo da soli che ci facciamo un giro qui al Gran Premio. Secondo me ci doppiano. Secondo me finirà proprio male che ci doppieranno male. Però ci proviamo. Ci proviamo. No, non casca. La cosa bella, signori, è che se. Curva 11, curva 11. Ok. Grazie per aver detto che siamo alla curva 11. La cosa bella è che se cadiamo con la moto, dobbiamo andarcela a riprendere noi per ritornare in pista. Se neanche dici. No, no, questa curva è terribile. Occhio, occhio al cordolo. Dai così. C'è da vomitare. Mamma mia. Allora, fuori dal cordolo. Nessuno è perfetto. Fuori dal cordolo. Ci sono questi saltellini. Eccolo lì. E la prima caduta l'abbiamo fatta, signori. Non abbiamo mai. Guarda, guarda come pascoliamo carini, carini e coccolosi. Dai, dai, alzati. Dai, Maullo. Dai, 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 dai. Muoviti. Sì. Comunque, ho la netta impressione che ci dopperanno male. Potrei trovare tanti titoli per questo primo episodio. Po no, stiamo andando a controsenso. Gira, 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 gira. Ok. Potrei trovare tanti titoli per questo primo video. Potremmo essere Pascoliamo per il circuito. Potrebbe essere doppiati e cacciati praticamente. No, l'importante è che eravamo in top 15, signori. Io stavo prendendo la Honda che voleva anche la top 10. Ma siamo pazzi. Ma c'è da essere pazzi in una cosa del genere. Cioè, assurdo. Ok, però il primo giro abbiamo portato a casa, signori. Siamo a 43 secondi dal primo. Riusciamo a impennare? Riesce a impennare, zio? Quantomeno facciamo qualcosa di spettacolare? No. Primo giro è andato, signori. Le gomme sono leggermente consumate. Va bene. Abbiamo benzina per 2,4 giri. Che cazzo vuol dire che abbiamo benzina per 2,4 giri? Dobbiamo fare ancora 3 giri. 4 giri dobbiamo fare. Non mi può finire la benzina al primo Gran Premio, signori. Cioè, veramente così? No. Oh, guardala come scoda, guardala come scoda. Mamma mia. Comunque, signori, ripeto, guardarlo è un discorso, giocarlo è un altro. Cioè, completamente diverso dall'altro gioco di corse che stiamo portando. È qualcosa di assurdo. Io non voglio farvi nessun taglio perché sicuramente qualche altra bella caduta ce la portiamo a casa. Dai, 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 dai. E piega quella gomma. Dai, dai. 2,5 giri. Abbiamo benzina per 2,5 giri. Mamma mia. Dai, così. L'abbiamo fatta bene questa. Una curva finalmente l'abbiamo fatta bene.
C'è da giocarci tanto, c'è da giocarci tanto per riuscire a capire come funziona il gioco. C'è da giocarci tanto per capire come funziona il gioco e non è per niente facile, ve lo assicuro, signori, ve lo assicuro. Oh, siamo 28esimi, mi sa che si è ritirato qualcuno. Oh no, no, madonna mia, questa è la curva in cui cadiamo sempre, signori. In cui cadiamo. Dai, 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 tienila, tienila. Siamo a 51 secondi. Dai, abbiamo perso meno a questo giro. A questo giro abbiamo perso meno. Vabbè, non siamo caduti, quindi direi che va bene così. Direi che va bene così. Dai, dai. Tirala, tirala, staccala! Accelera! No, no, qua è che caschiamo. Mamma mia, anche qui caschiamo noi. Caschiamo in qualsiasi punto. Qualsiasi punto è buono per cascare, signori. Qualsiasi punto è buono per cascare. No, 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 dai, ma che paranoie, ma dai, ma che paranoie. Ma questo appena si emoziona casca. Ma no, una caduta a giro non si può sentire, dai. Mamma mia, una caduta a giro non si può sentire. Una caduta a giro non si può sentire. Quanto stiamo a fare questo giro? Siamo a 2 minuti, dai, dai. Dai, 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 dai. Frenala, frenala. No, ma c'è da capire. Io. No, 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 mamma mia. Qua stavamo a cascare di nuovo. Qua stavamo a cascare male di nuovo. Signori, ho fatto un rapido un taglio. Diciamo perché non mi sono un attimo concentrato. Diciamo che concentrati siamo riusciti a fare un buon giro. 2:23. Non ci hanno ancora doppiato. Questa è forse la cosa più importante. E forse ho capito più o meno come si guida sta motocicletta. Bisogna graduare l'accelerazione. Non è damo se di deaccelerata e siamo tutti dentro praticamente. Piede sull'acceleratore e affonda come se non ci fosse un domani. Deve essere graduale, deve essere impressionante. È qualcosa di assurdo guidare le motociclette, nel senso, in un videogioco, nella vita reale penso sia ancora più complicato di quello che sembra. Dai, 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 dai. Il giro di prima non siamo cascati a terra. Il giro di prima non siamo cascati a terra. Adesso stiamo andando bene. Siamo anche leggermente più veloci del giro di prima. Vediamo se riusciamo a portarci a casa quantomeno un giro buono. Un giro buono. La pole è stata fatta in 2:12, se non sbaglio. Comunque uno dei migliori giri era 2:12. 2:12. Non riuscissimo a fare anche 2. 2:20 tondo tondo sarebbe già tanta roba. Purtroppo sembra facile, signori, ma non lo è per nulla. C'è da capire come si comporta la moto. C'è da capire come si comporta la moto e non è per niente facile. Poi ora stiamo anche un attimo perdendo le ruote, quindi doppia dose di difficoltà. Doppia dose di difficoltà. Dai, dai, dai. Non avevo provato il gioco prima, signori, signori. Io l'ho preso e mi sono buttato subito in pista con voi. Quindi ci sarà magari anche da provarlo leggermente un poco così in privato per cercare di via più sintonia con la moto. Però non stiamo più a cascare, non stiamo più a cascare, quindi già questa è tanta roba. Il fatto che non stiamo più cadendo già io lo vedo come un segno positivo, signori. Siamo 2 secondi più veloci del giro di prima. Quindi sta funzionando, sta funzionando. Dai, 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 tienila, tienila, tienila. Bella, questa abbiamo fatta bene, questa abbiamo fatta bene. Dai, 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 dai. Chiudiamo il giro in 2. 2:20 sarebbe tantissima roba. 2:20 sarebbe tantissima roba. 2:17, 2:18, 2:19, 2:23. Va bene, mi sta bene. Non ci hanno doppiato. Ultimo giro per noi. Non ci hanno doppiato e io la prendo già come una vittoria. Il fatto che non ci abbiano doppiato. Riposo. Ah, potevo tenerla tutta giù. No, bisogna prendere confidenza con la moto, signori. Decisamente sì. Capire le traiettorie giuste e prendere confidenza con la moto come se non ci fosse un domani. Qui sarei dovuto andare ad allargare, invece abbiamo stretto troppo. Va bene. Dai, devo sicuramente abbassare leggermente il livello di difficoltà. Perché non è. 40% è troppo per me, praticamente. 40% per me è decisamente troppo. Lo devo scendere magari a 30%. Magari a 30 per prendere sempre per prendere più confidenza. Anche perché poi io però sto girando da solo. Poi se dovessi lottare con le altre motociclette sarà un gran casicchio praticamente. Dai, dai.
Però no, è fatto benissimo così, è spettacolare. Tanta grafica, bella, siamo sempre alla PlayStation 4, non andiamo su PlayStation 5. Per essere un PlayStation 4 è tanta roba. No, no, non cascarmi all'ultimo giro, madonna mia. Stavo per fare la frittata. No, rischiamo. Siamo più veloci del giro di prima. Forse riusciamo a scendere sotto l'1,20, signori. Forse riesco a scendere sotto l'1,20 se non faccio cacate negli ultimi. Nelle ultime. Non abbiamo più gomma posteriore. Meno male che ho messo le gomme dure, signori. Mettevo le gomme morbide e non saremmo arrivati a fine gara. No, la dovevi tenere all'ultimo giro. No, non ci credo. Guardalo lì come nuota. Guardalo, mannaggia a te, Maullo. Mannaggia a te. Piglia sta moto che stanno arrivando quelli. Dai, che non dovevamo farci doppiare. Mannaggia alle ultime due curve. Mannaggia a te. Lascia passare. No, non faccio passare nessuno. No, le ultime due curve non dovevo farci doppiare. L'obiettivo era non farci doppiare, signori. E invece c'è stato un incidente. Attenzione. Attenzione, un incidente alle nostre spalle. Chissene, come si suol dire. Dai. Non ti fare doppiare. Ne va del nostro orgoglio. Non ti fare doppiare. Tirala su. Ok. Siamo riusciti a non farci doppiare, signori. Tanta roba, anche se loro dovrebbero aver già finito il Gran Premio, perché se io sto arrivando all'ultimo giro loro già dovrebbero entrare ai box praticamente. Finita! Mamma mia! Che impresa! Il concorso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara, ma prima di collegarci vediamo in grafica i risultati. Masia, noi siamo arrivati terribilmente ultimi. Va bene. No, dove siamo noi? Ah no, siamo arrivati 24esimi. Ah, ok, non classificato. Perché gli altri non si sono classificati? Bene così, va bene, continuate così a non classificarvi, che forse riusciamo ad arrivare nella top 15. E va bene, abbiamo fallito qualsiasi cosa. Punti non ce ne danno neanche da lontano. E classifica costruttori neanche da lontano. Veramente la classifica costruttori, potevo vedere dove erano arrivati i miei compagni di squadra. Vabbè, lo vedremo nel prossimo video, signori. Niente, signori, mi ha fatto un resoconto della situazione, ma mi hanno fatto capire che abbia fatto cacare totalmente. Dovrò lavorarci, ma non abbiamo paura e ci lavoreremo, signori. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!